22, sì, perché io credo che c'è anche un turismo culturale di qualità che potrebbe essere interessato a venire a Firenze in questo periodo. Poi anche artisti saranno forse più interessati a venire anche in questo periodo. Siamo vicini a Salvini. Sì, penso anche proprio a questo. Maggio sarà aperto da un'opera di Cherubini per la prima volta, come mai questa scelta? Perché vorrei fare un'inclinazione, si può dire, un inchino in fronte a questa città, perché è un grande figlio, è veramente un'opera molto molto bella, molto carina, è un capolavoro. E dopo bisogna fare un altro omaggio. Scusa, no. Ma sta facendo un pizza. Ha detto anche, ha detto, è una brutta notizia, ma è una scelta che fa, quella di dover alzare i prezzi, anche perché si mira a un pubblico internazionale a cui non fa paura qualche euro in più. Ma anche al pubblico di Firenze non dovrebbe fare paura, perché si vengono dei grandi artisti, si vanno in tutto il mondo, pagano di più, allora perché non devono pagare un po' di più a Firenze? Perché non devono pagare il viaggio, l'albergo? Allora, io mi ricordo quando era a Zurigo, le zurichese andavano in tutto il mondo, pagavano molti soldi e non rispettavano il loro teatro. Quando alzato i prezzi a Zurigo hanno capito che anche in loro teatro c'è della qualità e sono andato meno all'estero. No, chiedevo la stessa cosa al sindaco, se ha paura che, conoscendo bene anche la mentalità dei fiorentini, questo allontani un po' il teatro da loro. No, io non sono particolarmente preoccupato, ho sostenuto la decisione del sovrintendente Pereira, anche perché nei grandi teatri europei ci sono biglietti molto più costosi di Firenze, a Salisburgo si arriva oltre 400 euro, alla Scala ben oltre 200 euro, e il costo medio dei biglietti di Firenze è al di sotto della media italiana dei grandi teatri. Invece Firenze vale, e credo che quando ci sia un concerto di valore dei grandi artisti non sia sbagliato pagare per il livello di quella qualità. Il punto è offrire qualità in cambio di un prezzo adeguato, e poi comunque ricordiamo che rimangono prezzi vantaggiosi per gli studenti, per i giovani, per gli anziani, ovviamente anche per gli abbonati, quindi credo che sia una scelta saggia, per molti aspetti anche doverosa, perché in questi anni, seppure il Maggio Musicale ha aumentato in termini numerici il pubblico, non ha aumentato gli introiti da incassi, e noi dobbiamo riuscire a fare anche questo secondo aspetto, quindi il sovrintendente ha il sostegno mio e del consiglio di indirizzo in questa scelta. Credo che la qualità si paghi, sia giusto pagare la qualità se c'è davvero qualità, come io credo in questo programma del Maggio. Questo però è un'inversione di tendenza rispetto alla gestione precedente, che voleva proprio un Maggio più popolare. Popolarità e qualità non sono due cose che vanno in contraddizione. Stiamo attenti a scambiare la popolarità con l'economicità. Io diffido sempre delle cose che costano troppo poco, perché c'è qualcosa dietro. Se c'è una cosa che costa, ovviamente è giusto chiedere qualità. Il Maggio Musicale negli scorsi anni ha lavorato sull'aumento del pubblico. Ora che abbiamo un pubblico in aumento, possiamo lavorare anche su dei prezzi più adeguati. Ripeto, le cose buone è giusto pagarle.